Buongiorno amici di YouTube. E oggi vi faccio vedere la stufa economica, questa la Claretta, come pulirla. Allora, io, cioè tutte le mattine, o se no una volta ogni 2 o 3 giorni, apro i cerchi. Ok, con questo attrezzo. Poi cosa faccio? Li metto qui con questo pennellino. Io li ho già puliti in precedenza. Tiro via la cenere, vedete, questa poca cenere che c'è qui. Ok, poi tiro via la cenere della camera di combustione. Premetto che da me c'è poca cenere perché con questa combustione si brucia il vetro, è sempre quasi sempre pulito. E niente, vedete i fori, quindi c'è pochissimo, cioè vi faccio vedere in diretta se io sfrego. Ho le mani bagnate, la camera di combustione, cioè viene fuori la mano così, cioè non c'è fuliggine nera. Ok, ma anche in mezzo vedete, cioè brucia anche la cenere. Ok, vi faccio vedere. Sì, c'è un po' di cenere, tipo. Ora vado a prendere il pennellino. C'è la cenere, c'è sul frangifiamma, che sarebbe questo. Vedete che io un pochino l'ho tirata via prima, però per farvi vedere un po'. Allora, qui sarebbe il sopra il forno. Che c'è pochissima cenere. Ok, poi niente. Qui abbiamo il cassettino della cenere che l'abbiamo pulito. Ok, questa tutta la cenere l'abbiamo pulita. Bene, ora cosa facciamo? Con l'aiuto di, cioè, mettiamo tutti i cerchi a posto. Ok, iniziando da questo, giusto? Vabbè, diamo una pulitina anche a lui. Io uso questo pennellino. Poi il secondo, anche lui, una bella pulitina. Ok, e l'ultimo, una bella pulitina. Ok, questi che sono sopra il forno, vedete? C'è più, ecco, fuliggine. Ok, quindi giriamo anche loro. Io viaggio così con le mani. Ok. Questa bella fuliggine, che ce n'è poca. Poi vi farò un video. La mattina presto esattamente come trovo la stufa. Ora vi faccio vedere solo la pulizia che molti mi chiedete per la pulizia. Quindi mettiamo via pennellino nel cassetto. Ok, mettiamo via questo. Poi cosa facciamo? Con questa bella spugnetta, io uso questa spugnetta vecchia, insomma. La
passiamo qui, che prendiamo un po' di cenere, quello che è rimasto, insomma. Ok, poi puliamo il piano cottura, ok, con la cenere. Puliamo il piano cottura. Questa bottiglia d'olio la spostiamo, poi vi farò vedere, non faccio pubblicità ai marchi d'olio, non è per quello. Ok, abbiamo pulito il piano cottura di polvere, questa bella barretta qua d'acciaio. Ok, ok, questo il forno. Ok, puliamo tutto, questo tutto ghisa. Ok, poi bene, cioè abbiamo questa bella spugna sporca. La mettiamo qui per terra. Cosa facciamo? Asciughiamo. Prima dobbiamo asciugare con questo bel straccetto. Ok. Asciughiamo. Bene, 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 bene. Bene, tutta la polvere. Ok, poi cosa facciamo? Nella parte pulita mettiamo, ecco, arriva l'olio. Io uso questo, l'olio di oliva. Mettiamo qualche goccia di olio di oliva. Ok, ora mettiamo via l'olio. Poi cosa facciamo? Con unto di gomito passiamo, vedete, tutte le parti metalliche, ghisa compresa, della stufa. Ok, tutto, ovunque. Io passo anche questo perché è sempre sporco, qualche schizzo sempre di d'olio. Ok, quindi vedete, io ho un panno, questi panni microfibra che si tengono soprattutto per la stufa. Ecco, e si passa. Io passo sempre ovunque. Ok, guardate come viene tutta bella dietro, tutte le parti metalliche in ghisa, cioè lo sportello, vedete come viene bello. Io passo anche la lamiera, questa interna. Ok, quindi dove vedete sporco, vede qui. Ok, si passa, vedete come viene bella. Ok, chiudiamo il forno, passiamo anche questa parte qui. Ok, poi vedete questa che ho passato prima con la spugnetta. Ok, ora la passiamo con lo straccino con l'olio.
tutta questa parte qui viene passata per bene. Così è bella lucida. Il cassetto. I piedi. Qui c'è un po' di cenere. Ho pulito prima. Ve lo faccio in diretta, così vedete. Ok. E questa è la pulizia. Vedete, tutta bella lucida. Poi ulteriormente io la torno a lucidare per togliere via il residuo di olio. Vedete, tutti i metalli belli lucidi. Ecco, vedete com'è diventata? Qui abbiamo il bruciatore, io lo tengo qui. E questa è la pulizia della claretta che si prepara per un'altra accensione. Ok? Poi vi farò vedere come si fa, la pulizia poi generale, magari, però basta pulirla bene, lei tira, ha un buon tiraggio e brucia bene. Insomma, io uso poi anche il bruciatore quando ho bisogno. Mettiamo il mio, io uso sempre questo ferretto per bellezza. Poi appoggio sempre le mie bucce d'arancio qui dentro, c'ho un incasso. Ok, ecco, lascio sempre queste bucce che fa un profumo e poi dopo le uso per accendere anche la stufa. Vi saluto, questa è la pulizia della stufa economica, la pulizia della cenere e anche il piano cottura, bello lucido, vedete? Ok, se lo tenete in buono stato, lui si mantiene così, bello lucido. Vi saluto, non mettete tanto olio perché dopo vi trovate con una bella puzza in casa, cioè appena due gocce d'olio lì, avete visto? Un righino sullo straccino. Vi saluto, buona giornata.